27 gennaio, oltre 7.000 studenti da tutta la Toscana hanno raggiunto il Nelson Mandela Forum di Firenze in occasione del Giorno della Memoria, organizzato dalla Regione Toscana per non dimenticare le vittime dell'Olocausto. Costò 65 milioni di morti. Di questi, 13 milioni furono assassinati nei lager nazisti. La metà circa era costituita da politici, rom e sinti, omosessuali e handicappati, l'altra metà da ebrei, e fra questi 1.200.000 erano bambini finiti nelle camere a gas in braccio alle loro mamme nude, e di cui abbiamo le foto, con buona pace dei negazionisti. È dal 2006 che la Regione organizza negli anni pari il Giorno della Memoria e in quelli dispari il Treno della Memoria, che conduce gli studenti toscani a visitare i lager di Auschwitz e Birkenau per ricordare gli orrori del nazifascismo come antidoto contro il razzismo di oggi. Perché, come diceva Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Il 27 gennaio di ogni anno noi ricordiamo anzitutto fin dove può arrivare e fin dove ci può portare l'odio, l'animalità umana nel senso più brutale. Il 27 gennaio di ogni anno, ragazze e ragazzi, noi ci rendiamo conto fin dove può arrivare il male e la cattiveria dell'uomo. È vero, la libertà non si conquista per sempre, si conquista ogni giorno, come ci ha ricordato Primo Levi. E ciò che è accaduto può accadere in ogni occasione. Essere qui ad ascoltare oggi non ci permetterà più di rifugiarci nell'indifferenza, nel non sapere. Abbiamo conosciuto che non è più accettabile restare in silenzio ed essere sommersi dalle parole di odio e dal razzismo. Durante il meeting sono stati anche ricordati testimoni dello sterminio venuti a mancare di recente: Pietro Terracina, Vera Michelin Salomon, Marcello Martini e Antonio Cesari. Poi sul palco del Mandela Forum si sono alternate le commoventi e durissime testimonianze di Vera Vigevani Jarak, che perse il nonno ad Auschwitz e fuggì con la famiglia in Argentina, dove affrontò un'altra tragedia, la perdita della figlia, una dei 30.000 desaparecidos vittime della dittatura di Videla. Kitty Brown, finita a 9 anni nel lager di Ravensbrück e Bergen-Belsen con la madre, e Tatiana Bucci, deportata a 6 anni con la sorella Andra a Birkenau, dove diventarono le cave del medico criminale di guerra Joseph Mengele. Il Re d'Italia a San Rossore firma, bella vergogna, le leggi razziali. Noi eravamo in vacanza in Toscana, a Viareggio. È lì che vengo a saperlo, da bambina. Ma prima io avevo avuto un'esperienza con mio padre, perché mi aveva spiegato cosa voleva dire la giustizia. E l'avevo capito. E beh, vengono le leggi razziali e la prima tocca a noi, bambini, ai maestri, a tutto il mondo delle scuole. E viene la mia maestra a casa e davanti a me, bambina ero, ma stupida no, e ho capito benissimo che era un'ingiustizia che io non potessi andare più a scuola perché ero ebrea. Un giorno dettero fuoco alla sinagoga, che si trovava sulla via su cui si affacciavano le finestre di casa nostra, quindi se non il fuoco ma il fumo entrava nella casa, e mio padre fu consapevole che la persecuzione non riguardava solo i ricchi ma tutti quelli che erano ebrei, e quindi all'improvviso disse: bisogna andare via da Fiume, ci conoscono troppo, ci prendono subito. Quindi la notte, senza prendere niente indispensabile, si decise di andare via. Quella notte del 44, quindi eravamo 3 bambini, le nostre mamme ci svegliarono, ci vestirono in fretta senza darci nessuna spiegazione, e poi credo che non gliele abbiamo neanche chieste. C'era grande confusione in casa, c'erano i nazisti, mamma racconta sempre che c'erano anche 2 fascisti e anche il nostro delatore.
ed è un ricordo veramente molto vivo, ma molto triste, che ho quando, già pronte per andarcene, entriamo in quella che era il nostro soggiorno e la nonna Rosa, inginocchiata davanti a un nazista, sicuramente forse il capo di questa spedizione, che lo implora di lasciare noi bambini. Questa cosa logicamente non fu fatta. Fummo imbarcati su una camionetta, portati a Sushak, che è un sobborgo di Fiume. Passammo credo una notte lì in una prigione. Il giorno dopo arrivammo a Trieste, alla risiera di San Sabba.